soprattutto Gaia, devo farti una domanda. Qual è la radio più bella di tutte? Radio Amore Napoli. Bellissima! Bravissima! Come dicevamo, io e Pio oggi siamo in dolce, splendida compagnia. Con noi la piccola Gaia. Salutali, Gaia. Ciao. Ciao a tutti. Allora, pensate che Gaia è arrivata per metterci in difficoltà. Sì, oggi sì, sarà sì, la nostra maestra. Sì, in questo momento lei ci porrà degli indovinelli sul Natale. Vediamo un attimino se siamo preparati, Pio. Iniziamo con la prima, Gaia. A Natale, quale tipo di albero si decora? Ok, allora, l'abete. Bravissimo. Ok, ok, abbiamo iniziato bene, Pio. Ma aspettavo... Hai vinto! Ma aspettavo di iniziare male. Andiamo avanti. Io avrei risposto all'ABC. E tu sei un ignorante. Vai avanti, Gaia. L'altra domanda qual è? Vivi al Polo Nord tutto l'anno e al, cioè vive al freddo, tutto l'anno e vive al Polo Nord. Chi è? Il Kinder Pinguì. Ma no! Babbo Natale! Hai capito, Pio? È Babbo Natale, non è questo Kinder Pinguì che dicevi tu. Poi vediamo l'altra domanda, Gaia. Per chi fanno i regali gli elfi e quando li preparano? Ecco, questa veramente mi cogli in preparazione. Qualche giorno prima di Natale? No, ho sbagliato. Aspetta, guarda, ha fatto con la testa, no. Forse per chi li fanno, forse per i bambini. Sì. Okay. Lo so perché io sono alto quanto un elfo e quindi lavoro con loro durante l'anno. E quando li preparano, Gaia? Tutto l'anno. Ah, iniziano proprio tutti i 300 giorni dell'anno. Si mettono al lavoro e già preparano i pacchettini, hai capito, Pio? E sai perché? Perché le bambine buone come Gaia mandano una letterina, la scrivono ogni giorno dell'anno e quindi Babbo Natale poi segna i desideri. Sì, vabbè, Pio, ci vediamo dopo. Altro indovinello, Gaia, andiamo a vedere. Allora, eccolo qui. Ci sta? Ah, si sta tutti in compagnia. Nel giorno dell'Epifania e aspetta che arrivi chi con le calze tutte rotte. Allora, avrei un'idea, potrebbe essere una parente di Pio, secondo me. È mia nonna con la busta. È tua nonna? No! Come no? Non è la nonna di Pio? È la Befana. Ero convinto fosse la nonna di Pio, no, invece. E allora, altra domanda e poi le altre ce le prepariamo tra un po'. Un po' pazzo come naso a una carota, come okay, come scarpa, come sciarpa ha una bontà diversa dagli altri e al sole si scioglie e al freddo si raccoglie. Chi è? Sono io. È lui? No! Ne abbiamo sbagliata un'altra. E chi è? Pupazzo di neve. È il pupazzo di neve. Pio, dobbiamo... Allora, il mondo dei piccoli, vedi che siamo un po' arrugginiti. Sì, tu eri convinto che al sole si scioglie, al freddo sta bene, pensavo fosse il ghiacciolo. Sì, ma no, ero io perché, scusa Gaia, non ho la forma del pupazzo di neve. Guarda come sono panzuto. No, Gaia, diglielo che i pupazzi sono più belli. Sì. Ah, grazie Gaia. Gaia è dalla mia parte. Questa è una buona notizia. Tra poco qualche altra domanda in compagnia di questi anime innocenti che sono i bimbi, che io adoro. A tra poco. Intanto su Radio Amore Napoli arriva Madonna con 4 minutes qui su Radio Amore Napoli con Harry, Pio e in versione speciale la nostra Gaia. Mi è arrivato il momento della nostra radio promozione. Eh sì, caro Harry, parliamo del Poldo Pub. Tu mi fai venire sempre fame quando parli del Poldo Pub. Eh sì, allora Gaia, tu lo conosci Braccio di Ferro, il cartone animato? Sì. Ok, però Poldo non te lo ricordi? No. È un cartone un po' di quelli vecchietti come me e Pio, diciamoci la verità. Qual è il tuo cartone preferito adesso? Cioè, i veri cartoni? Sì. Ok, ce n'è uno che ti piace un po' più di tutti? No, niente in particolare. Questo qui a noi ragazzini piaceva tanto, era Braccio di Ferro. E c'era questo Poldo, devi sapere Gaia, che era uno che mangiava 15, 20, 30 panini. Ne mangiava tanti. E la mamma forse si arrabbiava. Oggi se ne mangiamo tanti, le nostre mamme si arrabbiano. Tu li mangi i panini? Sì. E com'è il tuo panino preferito, qual è? Con il salame. Visto, il Poldo Pub fa anche, panino col salame. Lo facciamo col pollo. Ti piace col pollo? Però a quelli delle tattoo piace un sacco con le patate, i brustel, a te no? No. Mm,
vedi, lei è più di palato o d'adulto. Ti piace il salame con la provola? La mozzarella? Sì. Ah, ecco la mozzarella, sì. E quindi tutte queste bontà, queste squistezze le trovate da Poldo Pub. Gaia, che ne pensi? Come lo vedi sto Pio? Bene. Bravo ragazzo. Ecco, il primo complimento da quando sei vivo. E allora, con noi in diretta a tenerci compagnia con gli artefatti Harry e Pio ci abbiamo la nostra Gaia che ci farà qualche altra domanda. Gaia, sentiamo un po'. Finora siamo stati un po' impreparati, eh? Dobbiamo studiare un po' di più? L'albero in quale stagione è? Giallo, rosso, arancione e marrone? Aiuto. Pio, dimmelo tu. Sì, no, lo so, nel quadro di un pittore. Pio, non fai ridere. Gaia ti ha fatto ridere, dimmi la verità. No. Ti adoro, Gaia, ti adoro. E diccelo tu, Gaia, quando? Nella stagione dell'autunno. Bravissima, vedi, no, nel quadro del pittore, Pio. Altra domanda, Gaia, sentiamo. Quale tipo di albero vive anche in inverno? Quello che si mette il cappotto, non lo so. Pio, ti scongiuro, ti ha fatto ridere, Gaia? Hai perso. Grazie, Gaia. Sì. Invece, Gaia, qual è l'albero? L'olivo. Ecco, hai sentito Pio? Non lo sapevo, veramente non lo sapevo. Ok, vive vuol dire che è longevo, vive in inverno, vive tanto. Cos'è? Longevo. No, è l'olivo. L'olivo, vabbè, lasciamo perdere. Altra domanda, sentiamo, Gaia. Fischia meglio di un usignolo? Chi fischia meglio di un usignolo? Il parcheggiatore qui sotto. No. Nemmeno. Babbo Natale. Vedi? Sai che non sapevo che Babbo Natale fischiasse. Come non lo sapevi? Fischia Babbo Natale? Sì. No, io sapevo che faceva oh 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 Merry Christmas. E abbiamo un'altra domandina? No, c'abbiamo una rima. C'abbiamo una bella rima. Però intanto prima, quando è partito il rapper, a proposito di rime, mi hai detto che non lo conoscevi. Quando gli ho chiesto chi ti piace come musica, che mi hai risposto, Gaia? One Direction. Eh vabbè, idoli di tutti i ragazzini e le ragazzine. Quindi ci sta bene. Capisci di musica più di te, Pio, Gaia. Gaia, sentiamo questa bella rima che mi è piaciuta tanto. La stella di lassù viene qua giù e tutti i suoi pensieri diventano desideri. Capito. Fantastico. Molto meglio di quella che tu hai fatto ieri, Pio, che hai provato a fare il rapper, non ti è venuta bene. Questa era una bella rimetta. Guarda che Marrakesh mi ha scritto, ha detto: Pio, mi devi scrivere il prossimo album. Bene, sono quasi sicuro. Gaia, concludiamo con una domanda. Ti faccio una domanda molto molto difficile. Difficilissima. Qual è la radio più bella del mondo? Radio Amore Napoli. Olè! Non era così difficile. Io la ringrazio, Gaia, per essere stata con noi. Gaia, tu se vuoi puoi rimanere qua quanto vuoi, eh. Puoi fare il programma anche con noi. A noi ci fa piacere avere una signorina che ci fa compagnia, una bella voce. Pensate, Gaia, quanti anni hai? Vieni qui. 8 anni. Pio, tu? 35. Gaia è già molto più brava di te come speaker radiofonica. E sono d'accordo. Siamo d'accordo quasi tutti. Siamo in chiusura di questa prima ora qui su Radio Amore Napoli. Harry Voice, Pio Russo, Gaia, Alex Gallo in regia. Arriva Brian Adams. Deborah Jurato, dimmi dove è il cielo, ad aprire la seconda ora di Artefatti con Harry, Pio e la splendida Gaia con noi oggi. Ebbene sì, Gaia, vieni qua, salutami un po' a tutti, salutami. Ciao. Ciao, buon pomeriggio a tutti oggi. E allora, parliamo velocemente anche di regali. Parliamo di regali, Pio. Regali di Natale. Ok, parliamo anche di Alex Gallo, che risaluto. Ad Alex Gallo cosa vuoi regalare? Non lo so, magari un DJ, un paio di cuffie. O una cresta. Perché? È Gallo. Vabbè, io veramente sono imbarazzato per queste tue battute. C'è Gaia qui, contieniti. Mi sono dimesso. Gaia ti ha fatto ridere? Così così. Hai visto? È un passo avanti. Te la stai cavando un poco meglio. E allora, a proposito di regali, si può fare regali anche di arte. Noi siamo gli artefatti, vi consigliamo cosa di artistico regalare. Ad esempio, pare che secondo una ricerca non è mai sbagliato regalare arte in casa. Intendo dire, quei set da coltelli particolari, di design molto particolari che abbelliscono la cucina. Sì, che poi non usi mai, tra l'altro. Cioè, li metti lì solo per abbellire e non li usi mai. È vero. Oppure regali, per esempio, Gaia, tu che regalo hai chiesto a Babbo Natale? Fammi sentire. La casa dei sogni di Barbie
casa dell'oceano di Lego Friends. Hai capito? Io pensavo la Barbie quindi ancora è ambita dai piccoli, quindi è veramente da sempre. Pensate, la Barbie non è tanto comprare una Barbie il problema è la mandarina Barbie. Esatto. Costa più di una donna. No, ma poi lei ha chiesto due case, pensa a quante tasse deve pagare. L'IMU non credo ci sarà sulla casa di Barbie, che spero di no, speriamo di no. Comunque mi sa che hai fatto la brava. Lo sai che fanno i bambini invece i cattivi nelle calze della Befana che ci mettono? Sì. Ho fatto io indovinare il latte e tu hai indovinato, sentiamo. Il carbone. Hai visto? Le sa hai tutte, vinto. Le sa tutte. A proposito di regali, appunto d'arte, si può regalare ad esempio, e non è mai sbagliato per gli amanti della lettura, un libro. Sì, un bel libro, assolutamente sì, anche perché, sai, io la sera per esempio sono abituato ad andare a letto e a leggere almeno una Nessuno decina di libri. No, per dire che non lo faccio io, quindi gliel'hai chiesto tu, libri. Gaia? No. Volevi sapere che fa lui prima di andare a dormire? Non ce ne frega proprio, diglielo. Glielo puoi dire, sei troppo educata, sei una principessa e lo so che non scegli a tale. Sì, però regalate libri tranne Harry Voice che non sa leggere. Sei simpatico. Oppure, a proposito di arte, per gli appassionati della fotografia ci sono dei regali. Io intanto faccio un regalo a Gaia, le faccio ascoltare i suoi Wonder. Story of my life, One Direction su Radio Amore Napoli. Sembra un po' una cantata di pastori questa, eh. Ma che cantata di pastori, ma smettila. Story of my life, hai visto gli One Direction, ti piacciono? Sì. Sono bravi, sono bravi. Ma i One Direction, così conosci i nomi, come si chiamano? Lo sai che uno si chiama Harry? Veramente? È quello brutto. Ma no, ma che è quello brutto? Ma sei sempre pronto? È quello vecchio. Ma non è vero, sono vecchio, Gaia. No, però Harry è il più giovane, veramente. È quello senza capelli. Hai sentito? Hai i capelli ricci. Hai visto? Che buona che sei. Felice Romano, fino a lì. Le sorelle Goggi, Loretta e Daniela, e Sto Bailando su Radio Amore Napoli. Noi abbiamo ballato? Eh sì, ce la siamo ballate anche noi, qui in diretta su Radio Amore Napoli, a Ripio e la piccola Gaia. Gaia, salutali ancora questi amici nostri che ci ascoltano. Ciao! Ciao a tutti, dillo io, come ti chiami tu? Io sono... Gaia. E quanti anni hai? 8. Tu sei giovane, no? Come Pio che ne ha? Secondo te, di la verità, non ti ho per te paura, dillo. Da vicinissimo, ne ho 35. Hai visto, va bene, te la sei cavata bene, buon Pio. E allora, per parlarvi di eventi, lo facciamo perché in questo Natale, come diciamo sempre, Napoli pullula di eventi, pullula, e c'è qualcosa da andare a vedere questa sera. Ad esempio, le statue movibili da martedì 23 fino a martedì 30 dicembre, libera scena Ensemble, le statue movibili di Antonio Petito, libero adattamento Lello Serao. Ci potete andare, la regia è appunto di Lello Serao ed è al Teatro Area Nord. Esatto, tutti i giorni fino alle 20:30, tranne domenica in cui si va in scena alle 18. Statue mobili, il testo delle statue movibili, perdonatemi, è uno dei tanti tasselli, che hanno segnato il percorso della cosiddetta mutazione, ovvero l'inarrestabile processo che terminerà con Scarpetta e che vede la definitiva affermazione del Felice a dispetto della storica maschera di Pulcinella. Lo sai che anche io sono una statua movibile? Nel senso che? Nel senso, mi muovo, però sono statuario. Gaia ti ha fatto ridere? Sì. Ma no, Gaia! E vai! E tu, a proposito di teatro, cinema, ci vai? Ti piace vedere i film, gli spettacoli? Sì. E cosa hai visto? L'ultima cosa che hai visto? Rio 2. Ah, quello di pappagalli che vanno a Rio proprio, se non sbaglio, sì. Ambientato in Brasile. Sì. C'era anche l'ex gallo. Ma non è vero. Ad esempio, in questo momento, Gaia, c'è al cinema I Pinguini di Madagascar. Quelli lì ti fanno ridere? Così, ti fa ridere più Pio? Sì. Che brutta notizia. Grazie Gaia, grazie. Che brutta notizia, signori. E i Pinguini di Madagascar, tra l'altro, ne abbiamo parlato proprio ieri, stanno riscuotendo un grande successo, sono in top 10, sì, da circa 2-3 settimane. Da 3 settimane con incassi da record. Però caro Harry, adesso c'è una richiesta del nostro amico Mario, che ci ha chiesto di ascoltare Alex Britti e Bianca Zei con Non è vero mai. Amy Schilla, Antonella Lococo, che abbia vinto o no? Tra l'altro, Antonella Lococo è una cantante che io nomino spesso durante il mio lavoro estivo.
Ti prego, non dirlo. Non lo dico? Può bastare. Va bene, tanto si capisce. Va bene così. Mamma mia, signori, io il tempo passa e non riesco ad abituarmi alle tue battute, ci credi? Perché io sono talmente geniale che tu non riesci a volte, sai, a soffermarti sulla filosofia della battuta. È un genio, è troppo incompreso, Pio. Dovresti controllare questa cosa. Eh sì, infatti. È ritornata anche la nostra piccola Gaia. Ciao. Rieccoti, Gaia. Gaia, ti stai divertendo questo pomeriggio con noi? Ti piace? Sì. Com'è la radio? Bella. Sei anche una brava speaker già, ti posso dire, sai? Infatti da domani sarà Artefatti con Gaia e Harry su Radio Amore Napoli. Io ne sarei veramente, veramente felice. E insieme a me tanti, tanti nostri radioascoltatori. Io vado a fare un programma con Alex Gallo DJ. Ma allora, io prima ti ho sentito dire che ritornavamo con i Velvet. Sì, perché ero talmente ansioso di ascoltarli che li ho annunciati preventivamente. Ti piacciono talmente tanto? Sì, sì, loro sono un gruppo romano, tra l'altro molto molto bravi. Negli anni 90 fecero un successone con Boy Band. Te la ricordi? Quella canzone faceva Soffro lo stress. Io soffro lo stress. Ah, sono loro? Sono loro, sì. Ecco, vedi, mi hai dato un'altra chicca che non sapevo. Complimenti, mio buon Pio. Vedi, Gaia, lui non fa solo brutte battute, ma ci dice anche qualcosa di sensato ogni tanto. Li ascoltiamo adesso con Tokyo Eyes. È sempre bello ascoltare un Roy Paci. Sai perché? No, non ce la faccio oggi, non ho la forza. Con Roy Paci io ma pace. Probabilmente nell'ultimo mese questa qui la piazzerei all'ultimo posto. No, probabilmente nell'ultimo mese io mi piazzo fuori dalla porta. Sarei felice di questo. A Napoli comunque c'è una vecchia Fiat 500 della polizia stradale che sta lì con il presepe, lo sapevi? Sì, io l'ho vista anche da vicino, guarda, è bellissima, è molto caratteristica. È stata al centro dell'attenzione dei passanti in piazza Trieste e Trento per tutto il weekend. Perfettamente conservata questa 500 riverniciata con i colori della polizia stradale, che oltre a destare curiosità per il fatto che era una vecchia 500, difficilmente utilizzabile per fini istituzionali, la popolare vettura della Fiat è stata molto ammirata per un presepe molto bello contenuto al suo interno. Sai, c'era la filastrocca che diceva: come faranno quattro elefanti a stare in una 500? Un presepe c'entra benissimo. Va bene. Vabbè, basta, cioè. No, non capisco se devo commentarla questa cosa. No, se no mi vuoi sentire, basta che lo dici, io lunedì non vengo. Quindi no, vorrei sapere il nesso tra il presepe e gli elefanti. No, perché il presepe sai che è bello. Va bene, basta Pio, basta Pio, basta Pio, smettila. Qualcuno che mi aiuta. Capri Hollywood, cinema internazionale nell'Isola Azzurra, anche se vi trovate, se decidete di passare queste feste natalizie nell'Isola Azzurra, vi ritroverete anche a poter guardare il Capri Hollywood Festival. Sì, dal 27 dicembre, infatti ci sarà questa rassegna. E un po' di roba, vedete, perché alla fine quando diciamo che Napoli pullula di eventi, parliamo anche delle nostre splendide isole. Sì, infatti, poi nel periodo festivo pullula ancora di più. Parliamo invece, Pio, di quello che c'è da fare se decidete di restare a casa, perché magari siete stati tutto il giorno in giro a fare compere. Un attimo, siete stiamo stati arrivando tutto in giro a fare compere e siete stati un attimo a fare compere e volete stasera guardare qualcosa in TV. Ho portato talmente tanta roba in quel tuo fare compere che è stato eccezionale. Su Rai 5, racconto di Natale con Catherine Deneuve. Su Italia 1, Twilight con Robert Pattinson. Su Rai Movie, un classicone, Vacanze romane con Gregory Peck. Su Iris, La gatta sul tetto che scotta con Elizabeth Taylor. E si brucia. Io non possiamo chiudere il programma così. No, chiudiamolo in un modo molto chiudiamolo, carino. Sì, chiudiamolo in maniera un po' più alta. Chiudiamolo in maniera più alta. E facciamolo anche salutando la nostra cara amica che è stata a fare il programma con noi in queste due ore. Sì, infatti, eccola qui. Ciao. E allora, Gaia, auguriamo a tutti gli amici di Radio Amore Napoli un buon Natale? Sì. Diglielo tu, vai. Buon Natale a tutti voi. E mi raccomando, non siate bravi solo a Natale, sei d'accordo, Gaia? Sì. Fate i bravi sempre. Ricordiamo, a proposito di Natale, che domani dalle 9 alle 19 ci sarà una diretta a reti unificate, tutto lo staff di Radio Amore Napoli, Radio Amore Campania, Radio Amore I Migliori Anni, per farvi gli auguri in diretta e per farvi fare gli auguri in diretta. 081 552 58 91 potete chiamare e fare gli auguri ai vostri cari. E allora, auguri a tutti voi, buon Natale da Harry, Pio e Gaia. Alex Gallo in regia, grazie anche a te per la parte tecnica e soprattutto, veramente, ragazzi, domani ascoltateci, fateci gli auguri e buon Natale dagli Artefatti. Ciao! Ciao.
Questo programma è stato offerto da Poldo Pub, via delle Pomeo 430, Napoli.